Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Verniciatura terminata, parto dalla scatola. Io ho utilizzato una scatola banalissima dove mi sono appoggiato sopra a questi ferri da carpentiere, fil di ferro da carpentiere, dove ne ho passati qualcuno e ho appoggiato i pezzi sopra dove dovevo, e alcuni anche li ho tenuti in mano con un filo. Però la prossima volta farò più passaggi di fili, perché almeno è più stabile la scatola. Comunque una banalissima scatola dove ho fatto dei fori laterali e ho scocciato con un giro il fil di ferro dall'altra parte, anche se gli avevo fatto, vedete, un anello a rientrare dentro il cartone, quindi non si sarebbe mosso. Adesso ho finito di dare il trasparente. Le mani di colore sono state non so neanche quante, perché non le ho date mai in maniera pesante. Non ho mai utilizzato la pesantezza, cioè non ho mai proprio passato leggero leggero sempre. E l'ultima mano, io il trasparente, ho attuato questa tecnica senza ripassare la carrozzeria con una velatina leggera. Io ho aspettato poco dall'ultima mano che ho dato il trasparente. Così, parlando con un verniciatore, dovrebbe aggrappare meglio il trasparente senza stare a ricartare. Questa è il grigio che non ho dato il trasparente per far sì che sia più grezzo. Sarà il dietro del camion. Il davanti del camion, gli unici particolari grigi. Poi l'interno, dove è stato dato il fondo e solo il colore nero, e poi tutto il resto della carrozzeria, che sono abbastanza contento perché è venuto davvero bello. Questo bianco è meraviglioso, e adesso vi faccio vedere i colori che ho utilizzato. Sono davvero belli, cioè è davvero bello questo bianco. Ovviamente prima va cartato tutto con o un 1000 o con la fagliettina leggera da carrozzieri ed acqua. Tutti i pezzi vanno cartati. Una volta carteggiati o pagliettati, si lava tutto con uno sgrassatore, si fa asciugare benissimo e si dà il fondo. Prima si dà il fondo dappertutto e dopo si passa a dare i colori. Ovviamente io, facendo un bianco, sono stato un po' più aiutato, perché la carrozzeria è tutta bianca già quando arriva l'ABS, è già bianco, quindi il prodotto ovviamente è un po' più facile da dare un colore. Noi i camion li faremo bianchi perché faremo movimento terra, quindi è un po' più facile. Adesso vi faccio vedere i colori che ho utilizzato. Questo è il fondo, eccolo qua. Io ho utilizzato questo della Valeo, un fondo che è altrettanto bianco. Poi il grigio, eccolo qua, che è bellissimo questo grigio della Makota. Ovviamente, ripeto, tutto il fondo dappertutto. Il bianco, eccolo qui, della Flycolor. Eccolo qui il bianco che ho usato della Flycolor, che è altrettanto davvero bello questo bianco, è meraviglioso. Ovviamente lui avrebbe già del trasparente, però se gli ridate sopra il trasparente, ripeto, andrebbe carteggiato un'altra volta leggermente. Questo è il trasparente che ho usato, sempre della Flycolor, e questi sono i colori. Andrebbe, una volta data l'ultima mano, se aspettate tipo 24 ore, 12 ore, il giorno dopo, tanto, andrebbe ricarteggiata, perché per far sì che il trasparente riaggrappi bene sulla carrozzeria. Se invece gli si dà a corto dall'ultima mano, allora aggrappa bene sulla vernice ultima data. Questo è ciò che mi ha detto un verniciatore e io mi sono fidato. Però voi cartate se avete tempo, io non ho avuto tempo e ho fatto così, e per adesso il lavoro è veramente veramente di livello, perché è venuto davvero bello. Adesso andiamo a montare la carrozzeria.